Bentornati sul mio canale YouTube, Tuffomix, che vi tiene in compagnia con questa serie, e Football 2024. Siamo ovviamente nel campionato, siamo in divisione 5. Ci siamo lasciati con due pareggi, 1-1 e 1-1, dopo che abbiamo vinto per 3-0, che in realtà era un 2-1, ma il nostro avversario ha quittato al 95esimo e dal 2-1 per noi siamo passati da 3-0. La prima l'avevamo persa 1-0 clamorosamente, anche con tantissimi tiri in porta, però è finita così. E adesso stiamo giocando per cercare di ritornare in divisione 4. Noi siamo giocatori da quinta divisione, quinta, sesta, 4. Ci siamo passati due volte, ma non siamo mai rimasti più di una stagione. Quindi diciamo che la quarta per noi è quasi un tabù. Comunque, prima di iniziare, un grazie a tutti quanti voi per i vostri like, le vostre presenze, quindi le vostre visualizzazioni, i vostri commenti che fate sotto i miei video, le vostre iscrizioni e le vostre condivisioni. Grazie a tutto quello che fate, ragazzi, ogni cosa che voi fate per il canale, per voi è gratuita, per me è importantissima per farlo crescere. E adesso andiamo subito a prepararci a farci una partita, quella di oggi. Ovviamente ne facciamo una tutti i giorni, oltre a portare questo contenuto di Football 2024, portiamo anche sul canale Phantom Liberty, il DLC di Cyberpunk 2077, e portiamo anche Palworld, un gioco che è uscito 15 giorni fa, praticamente verso la fine di gennaio. Molto bello, molto simpatico, molto avvincente, ricco di tante cose da fare. Comunque, date un'occhiata al mio canale se volete dare un'occhiata al gioco, al gameplay, lo trovate e poi sarete voi a decidere se vi piace o se non vi piace. Dicevamo, andiamo con Matchmaking mentre salutiamo i nostri amici YouTubers, quelli che portano questo contenuto anche loro sui loro canali. Sono Alessandro Gamer, The Last Ace, AleBene84 e Leburneo. Salutiamo anche Squalo Calcio e Lupo del Tubo, che non portano simulazioni di calcio, portano altri, cioè non portano il football, portano altre simulazioni di calcio, ma anche di altri sport. Nella mia sezione canali trovate i loro link alla loro pagina YouTube. Fanno contenuti registrati, ma anche live e anche su altre piattaforme. Poi magari li troverete. Quattro tacche, la connessione diciamo che è buona. È già un po' di tempo che siamo sulle quattro tacche. Giochiamo contro l'Internazionale Milano. Oh, stiamo sempre incontrando in continuazione gente che usa l'Inter come stemma, come squadra e anche come giocatori a volte. Guardiamoci questa. Noi usiamo la maglia classica nero-azzurra. L'avversario con Lautaro davanti alla maglia bianca. Andiamo subito a vedere le formazioni. Vediamo subito le formazioni nel nostro e nel nostro avversario. La nostra, vediamo. Abbiamo Ronaldo che purtroppo non è in forma, come neanche Theo Hernandez. Beh, Theo Hernandez probabilmente lo sistemiamo subito con Di Marco che è in straforma e non ce ne frega di meno. E mettiamo in porta Julio Cesar che è in formissima. Vediamo che abbiamo anche il centrocampo, abbiamo vabbè, Musiala e De Bruyne che sono in forma, abbiamo Calhanoglu e Beckham che sono freccia blu, quindi lasciamo stare. In attacco abbiamo un Messi o un Maradona, freccia verde, gialla per Milito e per Cruyff. Io terrei Ronaldo perché ragazzi è una bestia, ci ha fatto tantissimi gol, ci ha fatto, quindi lo terrei. L'avversario come se la gioca? Lautaro e Dubvik, poi a Di Marco sulla sinistra, Kadoglu sulla destra, Camavinga a centrocampo con Altimira che è davanti alla difesa, con Bastoni e Marquinhos, ai lati Danilo e Davis, somme in porta. Beh, una formazione non un granché, ma di tutto rispetto, ragazzi, perché giocatori forti, validi, quindi diciamo che andiamo a giocarcela. Allora, così e partiamo direttamente. L'avversario è già pronto. Mi raccomando, fate il tifo, gli fate patatinka, tamburi, bandiere, cotillon, Ehi, papolini, tornate amici da casa. bracciole, Fabrizio qui, vi fiorentine. Tirate presentiamo quello che volete in campo, fate un po' di Giuseppe tifo. Antonucci, Cerchiamo di importante centrocampista divertirci. E aggiunto l'audio è alla molto Juventus basso, vediamo di alzarlo un all'inizio. attimino. Sì, va Paolo bene Dybala così. è un secondo Ok. ben presente in questo Allora, la momento. palla è Dei nostra, suoi cominciamo protagonisti, dei suoi tranquillamente con giocatori. calma. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Il boato del pubblico di Fede Nerazzurra ci accoglie in uno degli stadi più suggestivi del mondo, il Giuseppe Meazza di Milano. Benvenuti. Urca!
Bella azione subito, l'avversario la butta fuori in calcio d'angolo. L'avversario l'ha messo già in calcio d'angolo per evitare che magari potessimo fare qualcosa. Vediamo di fare un così. Porca miseria, che girata subito al volo. Grande girata. Non ho visto chi è stato per la girata, ma molto molto bella. Il portiere l'ha presa tranquillamente al volo. Bella parata di Sommer. Non ho visto chi ha girato in porta, ma è stato un tiro che poteva tranquillamente entrare se Sommer non si fosse messo davanti. Vediamo di fare un'altra cosa così, più corto stavolta. Tenta di allontanare il pallone. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Bravo. Prova a superare la difesa con un filtrante. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Camavinga. Pallone lungo in verticale. Oh! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Bravo. L'avversario. Lautaro Martinez. Cercano l'azione veloce. Ci prova con un pallone profondo. Giocata nello spazio, in profondità. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Bravo. A sinistra con il passaggio. Prova a darla profonda nello spazio. Così vai. Ah, peccato. Lautaro Martinez. Ah, me l'ha presa, bravissimo. Bravo l'avversario, eh. È bravo. Gioca benino. Davis. Interviene di esperienza. Palla in avanti verso il compagno. Arriva Cristiano Ronaldo. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. C'è spazio, occhio! Lautaro Martinez! Porca miseria, Lautaro! Sarebbe stato davvero... Che erronaccio che ha fatto Lautaro, quasi andava in porta. Se non tiravo meglio potevo fare gol. Ragazzi, stiamo giocando benino, ma l'avversario non è da meno, perché ovviamente... Camavinga. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Opportunità di ripartire. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Cialanoglu guadagna metri. Cos'è? Che cazzo ha fatto Cialanoglu? Non l'ho capito, raga, non l'ho capito che tira ha fatto Cialanoglu. Va alla ricerca di un compagno davanti. Lautaro Martinez. Porca miseria, grande Lautaro, bravissimo. Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Oh. Può provare. Bravissimo, dai, palla è nostra, no, dell'avversario. Ragazzi, sta giocando bene l'avversario. Io proverei a mettere un attacco su, perché vorrei provare a... Bastoni. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Palla intercettata. Provano a partire in velocità. Passa il pallone, però male. Ah, peccato, l'ho sbagliata io. Di Marco. Di Marco. Recupera palla dopo qualche sportellata. Bravissimo. La testa, la ricerca di un compagno in avanti. La mette in avanti. Cerca il la toglie. Grande Giulio Cesar. Grande Giulio che l'ha presa, Intervento d'applausi. Vediamo la difesa a uomo subito, perché oh. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Lo so che
passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Cristiano Ronaldo, parata grande, proviamo a tirare in porta, ma purtroppo non è facile. Il difensore non si è fatto superare. Di Marco, passaggio fantastico. Madonna, non riusciamo a metterla dentro, ragazzi. Ottimo salvataggio. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Ah, bravo. Camavinga la gioca a sinistra. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ci sarà un minuto di recupero. Va, bravissimo, bravissimo il portiere, lancia lungo. Uno di recupero, va bene. Primo tempo ha giocato molto bene, da entrambe le squadre, abbiamo giocato bene noi, ha giocato bene l'avversario, certo che qualche tiro poteva anche entrare, però non abbiamo tirato bene, tiri centrali, e quindi alla fine due tiri in porta per lui, cinque per noi ragazzi, cinque tiri in porta parati per noi e per lui due, però stiamo giocando bene, adesso però stiamo attenti perché potrebbe partire subito con il kick off, quindi facciamo un attacco indietro per evitare che... No, non parte con il kick off, non parte con il kick off l'avversario. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Sbagliata. Con calma. Con calma. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Lautaro Martinez cerca la porta. Porca miseria! Ci ha deviato un giocatore, poteva andare dentro. Madonna, raga. Ha tirato tranquillamente, bravo, bravo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Vediamo di buttarlo un po' indietro. Ci mette una pezza. Di Marco. Occhio perché ci prova. Altro angolo. Lo so. Lo sappiamo ragazzi che qua... lo sappiamo, stiamo tentando di fare di tutto per metterla dentro, ma non è facile. Vediamo di fare in un'altra maniera, proviamo a fare un tiro diverso questa volta. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. E ora deve con Lautaro Martinez. Vai! Lautaro l'ha messa dentro. È lui, ma cazzo ragazzi, Lautaro è già due gol che ha fatto dopo tre partite, direi che Lautaro merita di giocare in squadra, merita di essere davanti, merita di essere in formazione, l'abbiamo trovato proprio l'altro giorno spacchettando i giocatori dell'Inter e... Punteggio di 1-0 a referto. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Un'altra azione in copertura. Pallone interessante in verticale. È riuscito a passare. Cristiano, bella. Grande Ronaldo. Salva la sua porta. Madonna, ragazzi, dai, forte ragazzi, che lo stiamo pressando di brutto. Lo stiamo pressando, non riesce a venire fuori. L'avversario va in pausa, vediamo come siamo messi noi, ma credo che non siamo messi affatto male. Teniamo quelli che abbiamo, ragazzi, perché c'è la Noglu, va bene, Beckham va bene, Ronaldo è freccia gialla, però ragazzi, Ronaldo è Ronaldo. E Lautaro freccia gialla, però ragazzi, sta giocando da Dio, Quindi manteniamoci così. Vediamo l'avversario se ha cambiato qualcosa. Sono curioso di vedere l'avversario cosa sta cambiando. Direi che non ha cambiato quasi niente a quelli di prima, a meno che non riesco a vedere io, però mi sa che a quelli di prima, Va bene ragazzi, andiamo avanti. Angolo per noi. Attenzione, un cambio. Ha cambiato qualcosa. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Soltanto uno battuto dagli avversari. Tenta di calciare. No, troppo alto. Vabbè. Ha provato Di Marco. Di Marco ci ha voluto provare alla sua maniera. Ovviamente Di Marco ha un bel tiro da lontano, ci può anche provare. Vediamo l'avversario.
Danilo. Apertura di gioco sul fronte opposto. L'affluenza di quest'oggi la mette sulla sinistra. 81.007 spettatori. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ha spazio sulla fascia. Occhio al cross. Non si fa sorprendere. Ah, peccato. Devono continuare ad insistere. Ormai non hanno. Vai, bravissimo. Non si passa. Ottima parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Aldair. Palla lunga. Bravissimo. Offensivo. Ha dimostrato grande reattività. Non si è lasciato sorprendere. Allarga il gioco con pallone. Ah, sbagliata. Camavinga. Ecco un'occasione di contropiede. No! Prova a giocarla in profondità. Anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. È costretto a ricominciare. La rete che fa la differenza è stata segnata in avvio di ripresa. Il punteggio è quindi di 1-0. Ma cos'è? Ma vai! Marquinhos. La gioca sulla destra. Danilo. Camavinga. Fuori. Mi dispiace. Vediamo se qualcuno stanco, diamo un'occhiatina come siamo messi davanti, diamo un'occhiatina perché magari Ronaldo potrebbe essere, ma Dio, Ronaldo ragazzi, che abbiamo in panchina di forte da metterlo davanti, abbiamo Messi, però abbiamo anche Cruyff, facciamo così, dai. Mettiamo solamente Cruyff al posto di Ronaldo, perché Ronaldo è stanco, probabilmente non ce la fa più. Dai, resistiamo ragazzi, che l'ultima partita vincevamo, poi abbiamo preso il gol proprio alla fine, quindi non possiamo sempre fare come sempre, precare sempre il gol con calma. Di chi è? Palla mia. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere. Cazzo, Cruyff! E se. Puttana Eva, Cruyff poteva mettere nell'angolino. Non finalizziamo come dovere. Bergomi. Ecco il traversone. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Errore qui, pallone sprecato. Lautaro Martinez. Porca miseria, Lauti. Questa era veramente una grande occasione. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Occasione da rete. Ah, ma dai, ma non è possibile, Lautaro. Che cazzo, dai, ragazzi. Alla fine lo becchiamo noi il gol se continuiamo a sbagliare queste azioni davanti alla porta in questa maniera. Porca troia. Dai, con calma, vai che è mia. Oh, ho guardato io. Danilo. 1-0 il risultato mentre ci abbiamo alla fine. Danilo. Oh. Si beve anche lui. Bravissimo. Con calma. In porta, e alla fine è solo questo che conta. Cruyff, Lautaro Martinez tenta il tiro. Porca troia, quasi sfiora il palo di Madonna, Lautaro, che botta che ha tirato. Centrava questa. Cerca l'uomo là davanti. Palla a Lautaro Martinez. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Vede lo scatto e cerca la prova a concludere. Ma dai, ma Lautaro, devi piantare di fare queste cazzate. Ragazzi, vediamo di fare qualche cambio perché probabilmente qualcuno. Oh, non si fa cambiare più niente. Marquinhos.
Il portiere la calcia lontano. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Sceglie di andare per vie verticali. Vai lungo, così. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Cialanoglu. E la portiamo a casa con il gol di Lautaro, gol partita di Lautaro Martinez, ragazzi, che da quando l'abbiamo preso sta segnando e ci va bene così, ragazzi. Ottima partita, tiene in porta sicuramente più i nostri che i suoi, diamo un'occhiata, ma sono sicuro che 11 tiri in porta, ragazzi, 11 tiri in porta, non finalizziamo, porca di una troiassa malefica, un gol, 11 tiri in porta e un gol. Vabbè ragazzi, comunque è andata bene così, cerchiamo di continuare, mi raccomando, se volete lasciare Lautaro Martinez migliore in campo, Lautaro Martinez, se volete lasciare un like, ragazzi, lasciate tranquillamente un bel pollicione in su. Se ancora non siete iscritti al mio canale, ragazzi, vi dico tranquillamente di iscrivervi, non costa nulla per voi, è gratuita la cosa. E attivate la campanellina, trovate nel mio canale per essere sempre avvisati. 8 punti, ragazzi, 8 punti, 5 partite, siamo in media promozione. Medio, vediamo l'avversario, non credo che fosse stato fortissimo, ma diamo un'occhiata al suo livello, per così per vedere un po' che tipo era, ma non credo che fosse chissà cosa, infatti è un quinto, ragazzi, ha giocato da quinto, ha giocato benino, alla fine però tiri in porta, ragazzi, avete visto 11-3, è tutto dire, e siamo qua, siamo in corsa per la promozione. 2 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, direi che è una media abbastanza buona per quello che ci riguarda. Tutto qui, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio, sempre su questa serie, sempre su questo canale, come altre, tutto, portiamo anche altre cose, vi ricordo, portiamo Palworld, portiamo Cyberpunk 2077, in futuro porteremo altre cose, magari scrivetelo nei commenti, se c'è un gioco che vi piace, che è uscito, che è nuovo, che è vecchio, che vi interessa, lo portiamo, Xbox o PlayStation, non ha importanza, abbiamo tutto quello che volete, ragazzi, quindi non c'è nessun problema. A questo punto, tu mi si augura una buona serata, vi saluta, appuntamento domani e porta pacchettinca, ciao!